Esco quando voglio, tanto non mi succede niente. Così diceva la moglie Massimiliano Romaniello, 46 anni di Napoli, uno dei tre malviventi sottoposti ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Hammer, che a Rimini aveva portato all'arresto di 10 persone protagoniste in città di una vera e propria guerra di camorra. Truffa, riciclaggio, estorsione ed aggressione, questi alcuni dei reati imputati ai membri del clan. Ciononostante uno di loro, ai domiciliari, continuava a girare libero per la sua città, Napoli. Stando a quanto riscontrato dai carabinieri di Rimini, in un mese era andato 7 volte dal dentista, 20 volte era uscito di casa per effettuare delle cure fisioterapiche e non si risparmiava mai un salto al bar. Un giorno è andato anche a tagliarsi i capelli, sentendosi quindi completamente libero, assolutamente libero, e quindi in questo modo di dimostrare anche nel proprio quartiere il suo peso a livello criminale. In questo modo dimostrava a tutti che, anche se tutti sapevano che erano gli arresti domiciliari, poteva in qualche modo tranquillamente uscire ed essere esente da ogni tipo di controllo da parte delle forze di polizia. Così evidentemente non era, e sono stati i propri carabinieri di Rimini a pizzicarlo. Per lui ora si sono aperte le porte del carcere. Era giusto, ecco, seguire un po' seguire ecco, il rispetto dell'esecuzione della misura, che quindi gli stessi non avessero contatti con altri personaggi appartenenti ai clan, non avessero contatti con altri soggetti della criminalità organizzata o anche comune. Da lì, ecco, il motivo per cui i carabinieri di Rimini hanno operato, ecco, in questo caso, accertando questa serie di reati, appunto, su Napoli, e quindi queste violazioni del soggetto, e quindi ottenendo il provvedimento odierno che riporta il soggetto in carcere.